Signore e signori, a voi il più cordiale buonasera. Do il benvenuto al primo cittadino, professore Fabio Accardi, sindaco del nostro comune di Barrafranca, al nostro dirigente scolastico, professore Filippo Aleo, dirigente scolastico in pensione, il professore Giovanni Nicolosi, non poteva mancare, la dirigente scolastica dell'ISIS Falcone di Barrafranca, professoressa Maria Stella Gueli, il maresciallo Enzo Page, presidente dell'Associazione Carabinieri della sezione di Barrafranca, lui con la consorte, il nostro DSGA, segretario d'Amico, Cateno d'Amico, il maestro Strazzanti, tutti i colleghi che sono presenti e il brigadiere capo Alfonso Galota che tra le fila si è messo in fondo e che poi chiameremo più tardi. Do il benvenuto anche ai genitori e a tutti gli alunni presenti. Benvenuti dunque a questo concerto musicale di fine anno scolastico che vede protagonisti ancora una volta gli alunni della scuola secondaria di primo grado Verga di Barrafranca. Questa meravigliosa orchestra è motivo di orgoglio per noi e per l'intera istituzione scolastica. Essa anche quest'anno ci ha lietato in diverse occasioni con l'esecuzione di brani di elevata qualità musicale. Ricordiamo infatti il saggio musicale in occasione dell'approssimarsi del Natale, l'esibizione musicale alla presenza dei rappresentanti dei partenariati scolastici multilaterali Portogallo, Turchia, Finlandia, Lettonia e Italia nell'ambito del progetto Erasmus di cui è referente la professoressa Antonella Russo. La partecipazione a due concorsi musicali nazionali, quello di Sortino, piazzandosi al secondo posto, e quello di Centuripe classificandosi al primo posto. E infine questo concerto di fine anno scolastico che sicuramente, come per le passate esibizioni, vi darà modo di apprezzare le competenze musicali e la bravura di questi giovani talenti. Vi presento subito i colleghi di strumento musicale che li hanno preparati e che li hanno seguiti tutto l'anno. Innanzitutto il maestro Salvatore Rizzo, che dirige l'orchestra come sempre, professore Gaetano Strazzanti, docente di clarinetto, professore Kevin Marchi, che è tra i ragazzi, aspettate
di conoscerlo, il professore Alfonso Catalano, docente di pianoforte. Ecco, non vogliamo togliere altro spazio e altro tempo agli alunni dell'orchestra Giovanni Verga di Barafranca, che iniziano subito con il brano Gloria. Gloria è una canzone tratta dall'album omonimo del 1979. Sia il testo che la musica sono state scritte da Umberto Tozzi e da Giancarlo Bigazzi. La canzone ottenne un enorme successo in tutta Europa, soprattutto in Italia, Belgio, Francia, Spagna e Svizzera. Venne premiata infatti con 7 dischi di platino. Gloria è diventata una delle canzoni in lingua italiana più famosa e venduta nella storia della musica. A voi Gloria. Forse di salutare prima il comandante della Polizia Municipale di Barafranca, lo faccio adesso perché mi sto venendo di fronte, però ho dato un colpo d'occhio e mi è sfuggita, chiedo venia. Allora, continuiamo con il secondo brano in programma, You Are Not Alone, pubblicato il 15 agosto 1995, è una canzone di Michael Jackson, scritta da Kelly in risposta alla perdita di persone a lui molto care. Egli ha inviato una demo a Michael Jackson, al quale la canzone è piaciuta e ha deciso di produrla assieme a Kelly.
A voi. Bene le giurie, no? Che hanno premiato questi ragazzi. Continuiamo con il brano Perfect, il singolo del cantautore britannico Ed Sheeran, pubblicato nel 2017. È una ballata dedicata alla sua ragazza Kerry Seaborn. Viene definito come il miglior brano d'amore della sua carriera. Thank you.
meritano tutto questo applauso, bravi. Guardate, sicuramente l'avrete notata, la compostezza, il rigore, l'attenzione con cui guardano i loro spartiti. Suonano meglio forse di quanto studiano, però ce la mettono tutta. Continuiamo con il brano The Long and Winding Road. È l'ultimo singolo dei Beatles, pubblicato negli Stati Uniti nel 1970. La canzone fu composta da Paul McCartney e da John Lennon, ispirati dalle continue tensioni che avvenivano nella band. Però la carica giusta per farglieli vibrare. Allora concludiamo questa prima parte musicale e poi passeremo a un altro momento con il brano With the World. È una canzone del cantante statunitense Michael Jackson, pubblicata nel 1992. La canzone parla delle difficoltà del mondo,
guerre e problemi legati alla natura e invita la gente a preoccuparsi di questi problemi e a provare di risolverli, non solo per gli altri, ma anche per se stessi. Fu una delle canzoni preferite di Michael ed ebbe un successo planetario. Thank you.
momento della nostra serata. E l'altro momento è quello che ricorda tutti i progetti che la nostra istituzione scolastica in questo anno ha portato avanti, progetti di arricchimento e di ampliamento dell'offerta formativa. Tra questi elenchiamo il PON, Programma Operativo Nazionale, un piano di interventi che punta a creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità, finanziato dai fondi strutturali europei e ha una durata settennale dal 2014 al 2020. Il PON sostiene l'obiettivo di ridurre l'abbandono scolastico, incide sul successo formativo e sull'innalzamento dei livelli di istruzione, mirando anche al perseguimento di una crescita inclusiva. Il progetto della scuola secondaria di primo grado Verga, una finestra sul mondo, si è articolato in 3 moduli formativi di 60 ore ciascuno e ogni modulo è stato destinato a 22 alunni. I 3 moduli sono i seguenti: Io e la mia lingua italiana, docente esperta Maria Stella Barbagallo e tutor professore Antonino Alicata. Nessuno escluso, docente esperto Massimo Milazzo e tutor la professoressa Eliana Bevilacqua. Storytelling I Speak English, docente esperta Simona Bonomo e tutor la professoressa Silvia Paternò. A questo punto io invito il segretario di SGA Catena d'Amico a consegnare ai rispettivi tutor gli attestati PON. DSGA è una figura determinante per l'avvio di un PON, perché c'è tanto lavoro organizzativo, amministrativo dietro, e senza un DSGA d'accordo non si potrebbe fare, non si potrebbe portare avanti. E allora chiedo al professore Alicata Antonino, ecco professore, vi potete mettere qua davanti. Avremmo voluto consegnare gli attestati uno a uno, quindi per ogni ragazzo, però capite che il tempo si allungherebbe di molto, e quindi per non appesantire la serata noi li consegniamo ai rispettivi tutor, che provvederanno a consegnarli poi agli alunni dei vari moduli. Allora, chiamo il professore Alicata Antonino, ecco, per il modulo Io e la mia lingua italiana. Quindi li consegnerà appunto agli alunni. La professoressa Eliana Bevilacqua, tutor del modulo di matematica, nessuno escluso. E la professoressa Silvia Paternò, tutor del modulo di inglese, Storytelling English. Il mio inglese è pietoso, perdonate. Per ora sì, la richiameremo più tardi, segretario. Continuiamo con un altro progetto, Uso e riuso per un ambiente pulito, progetto di educazione alla sostenibilità ambientale, che si è concluso con l'esposizione dei manufatti creati nel laboratorio di riciclaggio delle classi prime del Plesso Verga. Coordinatrice del progetto è stata la professoressa Laura Lipani, referente per la classe prima A la professoressa Laura Lipani, per la prima B Eliana Bevilacqua, per la prima C Pina Benfante. Hanno collaborato al progetto le docenti Graziana Giunta, Stella Avola e Silvia Paternò. Anche in questo caso consegniamo gli attestati, ma stavolta chiamo il sindaco Fabio Accardi, perché c'è l'intervento e patrocinio, non so, del comune, quindi mi sembra doveroso. Chiamo per classe, quindi per la prima ritira la professoressa Lipani. Se il sindaco poi vorrà aggiungere qualcosa, si preparino poi per la prima B la professoressa Eliana Bevilacqua. Allora, prima A, prima B la professoressa Eliana Bevilacqua, e per la prima C ritira la professoressa Silvia Paternò. Se il sindaco vuole spendere qualche parola in più.
sul progetto. Ecco, la scuola e i ragazzi di prima media hanno realizzato una mostra creativa che ancora esiste e che potete anche visitare volendo prima di andare via. Qualcosa sul progetto? Sul progetto, sul riciclo e sul riuso. Noi quest'anno con le scuole abbiamo portato avanti la settimana europea per il riuso, il riciclo e la riduzione dei rifiuti. Questo si inseriva all'interno dei progetti e della raccolta differenziata nel comune di Barrafranca, attraverso pure il patrocinio non solo del comune di Barrafranca ma della SRR, questa società che tanti non conoscono ma che è la società di regolamentazione dei rifiuti, che è un organismo sovracomunale che ha il compito di gestire e organizzare la raccolta in tutta la provincia. E attraverso la dottoressa Termini, che fa parte proprio della SRR, si è avviata questa progettualità. Abbiamo visto i lavori fatti dai ragazzi. Oggi i ragazzi mi hanno donato pure un quadro che ho messo nella mia stanza, fatta con materiale da riciclato, perché riciclare rifiuti non significa soltanto riutilizzarli per la stessa tipologia, ma significa anche in modo creativo poter produrre delle cose belle. Io invito tutti, poi non so in questi giorni se la mostra sarà aperta, a visionarla. Bravi i ragazzi e brave le insegnanti che hanno portato avanti questo progetto. Continuiamo, fra l'altro abbiamo il dato della raccolta differenziata dell'ultimo mese, siamo quasi al 70% ed è un risultato che ci inorgoglisce non soltanto come amministrazione ma come scuola, perché è impegnata in prima persona nei progetti per la difesa della natura, ma anche tutta la comunità che ha recepito il messaggio e sta, diciamo, collaborando in modo veramente eccellente. E devo dire che abbiamo ricevuto anche complimenti da parte degli operatori che hanno il servizio in vari comuni e sono rimasti stupiti su come Barrafranca ha dato un segnale fortemente positivo nella raccolta dei rifiuti. Complimenti a tutti noi per questo successo. Grazie. Prego il sindaco di rimanere ancora un po', perché abbiamo pensato col dirigente di consegnare così una targa ricordo proprio ai docenti che si sono occupati di questo progetto. E quindi invito nuovamente i colleghi di prima, la professoressa Laura Lipani, Silvia Paternò, Eliana Bevilacqua, Stella Avola, se c'è, se è presente, ecco, a ritirare questa targa. La consegna il sindaco, gliela diamo al sindaco per consegnarla. Ecco, la professoressa Fante non è presente per motivi di salute, quindi la salutiamo e le auguriamo una pronta guarigione. C'è tanto lavoro dietro, lavoro di formazione, lavoro di lavoro manuale, quindi creativo proprio, e la professoressa Giunta, scusate, la professoressa Giunta, il fiore all'occhiello, abbiamo scoperto di questa scuola che, pur essendo stata con noi questo anno scolastico, anche se non per intero, ci ha collaborato in diverse situazioni, in diverse occasioni. Per la recita del PON, per il laboratorio creativo di uso e riuso, ci sta collaborando per un altro progetto, l'infiorata che faremo il 23 giugno in occasione del Corpus Domini. In tante altre cose, ogni cosa di cui abbiamo bisogno, lei è sempre pronta con le di arte, sì, è insegnante di arte, quindi sempre pronta con le sue idee, con le sue mani, a dare, con il suo tempo anche, a dare un contributo ai docenti, agli alunni e quindi alla nostra scuola. Grazie ancora a tutti. Accomodarvi per ora. Ecco, passiamo ora alla premiazione dei giochi sport, degli studenti che hanno partecipato ai giochi sportivi, appunto studenteschi, svoltisi a Enna il 22 maggio. Diversi sono stati gli alunni che hanno partecipato, essi si sono allenati con impegno
e dedizione per poter arrivare ad affrontare le gare in maniera ottimale, raggiungendo risultati significativi. A seguire il percorso di preparazione è stato il professore Demetrio Brighina, che invito a salire sul palco nel frattempo, che li ha stimolati e li ha incoraggiati. Capite che i ragazzi sono pazzi per lui. Li ha stimolati e li ha incoraggiati affinché il risultato sportivo non sia solo traguardo importante nello sport come nella vita. E allora adesso prego qualcuno di avvicinarci gli attestati che consegneremo al professore, che avrà cura di recapitarla ai ragazzi, però consegniamo le medaglie perché ci sono stati dei primi classificati, seconde e terzi. Quindi a uno adesso li chiameremo. Sì, allora Giunta Salvatore, primo classificato per i 60 metri. Medaglia d'oro. Primo posto Salvatore, quindi medaglia d'oro. Bravo. Primo classificato Vortex, Luigi Tambè. C'è Luigi? Luigi, dai! Sempre pronto, pimpante e presente soprattutto. Bene, vi potete spostare così noi premiamo gli altri. Secondo posto, Vortex, Giulia Ferrigno, è un membro dell'orchestra. Giulia ha fatto tante cose, ha fatto il ponte, è membro dell'orchestra, ha partecipato ai giochi sportivi, ha fatto la recita, insomma, più cosa fare. Ancora un secondo posto per Luciana Tropea, Vortex. Luciana Tropea. Sono un po' emozionati, pensiamo se dovesse parlare. Allora, terzo classificato per gli 80 metri, Marica Salvaggio, membro dell'orchestra. E terzo classificato per il getto del peso, Giuseppe Strazzanti. Giuseppe, dai! Non voleva venire perché deve studiare, mi ha detto, domani lo devo interrogare. Ho detto no, devi venire. Professore Brighina, hai ricevuto gli attestati? Sì, allora provvederai a darli agli altri alunni che hanno partecipato. Un altro progetto, che è un progetto ormai istituzionale, chiamato così, è il progetto Legalità. Il progetto Legalità è stato molto ricco di attività, sono stati effettuati incontri di educazione alla salute tenuti da esponenti dell'ASP di Enna, in particolare dalla dottoressa Eleonora Caramanna, e rivolti agli alunni delle classi prime, seconde, terze della scuola secondaria di primo grado Verga, e agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Europa. È stato tenuto poi dal professore Nicola Malizia dell'Università Core di Enna un incontro formativo per docenti ed alunni su bullismo e cyberbullismo. Un contributo all'approfondimento del concetto di legalità e rispetto delle regole è stato dato dall'Arma dei Carabinieri, nelle persone del maggiore Vincenzo Bulla, che salutiamo, e del maresciallo Alessandro Rosario, comandante della stazione dei Carabinieri di Barrafranca. Ad approfondire invece il concetto di legalità economica è stata la Guardia di Finanza di Piazza Armerina
nella figura del luogotenente Francesco Mirazzo, e salutiamo anche lui, non sono presenti per impegni istituzionali, e del brigadiere capo Alfonso Galota, qui presente, e che invitiamo ora a ritirare la targa. Quindi per la tenente guardia di finanza di Piazza Armerina ritira il brigadiere capo Alfonso Galota, non lo vedete in divisa, lo vedete in borghese. Mentre per i carabinieri, visto che non vedo, mi pare di non vedere nessuno, invito il maresciallo Pace a ritirare la targa, perché con i carabinieri c'entra qualcosa e quindi gliela farà avere. Sì, maresciallo Alessandro Rosario mi ricorda il preside, è a Roma per una promozione, per un premio. In proposito vorrei dire due parole. Il nostro attuale comandante della stazione, che è qui a Barrafranca dal mese di dicembre, fra tutti i comandanti di stazione d'Italia, sono soltanto 5, lui è stato premiato come miglior comandante della stazione Carabinieri. E quindi questo fa lustro a Barrafranca, perché è arrivato questo che non è molto anziano, è giovane, 50 anni, quindi effettivamente che sia stato premiato con un riconoscimento a livello nazionale ci fa piacere. Infatti è stato ricevuto ieri dal Presidente della Repubblica, poi dal nostro Comandante Generale, ieri pomeriggio durante la festa dell'arma è stato premiato pubblicamente di fronte a tutte le autorità romane. Cioè, grazie. Questo ci fa piacere e ci fa onore, perché vuol dire che davvero dobbiamo essere fieri di lui, come di tutte le altre forze dell'ordine, della finanza, della Polizia Municipale. E colgo l'occasione per ringraziare il comandante Maria Costa, che ci ha collaborato nella realizzazione del progetto PON con diversi incontri, alcuni dedicati ai diritti e ai doveri dei cittadini, altri sull'accoglienza e anche sulla raccolta differenziata, quindi sul rispetto dell'ambiente. Grazie comandante. Dicevo che quindi le forze dell'ordine nelle loro diverse strutture, diciture, manifestazioni, tutelano quindi la come dire, l'incolumità dei cittadini e la sicurezza, e garantiscono la sicurezza del territorio. Grazie per quello che fate. Le targhe, sì, pensavo già fossero state date, no. Allora, professoressa, preside, questa volta scomodiamo lei. Abbiamo messo una frase che mi è molto piaciuta e che sintetizza un po', se preside la vuole leggere, sintetizza un po' quello che è il nostro lavoro, non solo delle forze dell'ordine ma degli insegnanti di tutti quanti, dico la frase che ho scelto di mettere sulla targa. Alla tenenza guardia di finanza di Piazza Armerina, la nostra forza è nei nostri ideali. Studio comprensivo Europa, scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Giovanni Verga, Barrafranca. Progetto legalità 2018-2019. È identica anche quella per il progetto legalità alla stazione dei carabinieri di Barrafranca, consegnerà il comandante Pace al collega in servizio e che tornerà domani in paese sicuramente. Grazie, buon prosieguo. Grazie a voi. Altro progetto della nostra scuola, la partecipazione ai giochi matematici del Mediterraneo, cui hanno aderito sia gli studenti della scuola secondaria di primo grado che gli alunni della scuola primaria. Per la scuola Verga se ne è occupata la professoressa Eliana Bevilacqua, che invito a salire sul palco, e per l'istituto scuola primaria, comprensiva Europa, scuola primaria, il maestro Gaetano Strazzanti. Invito la professoressa Eliana Bevilacqua a premiare l'unico ragazzo che si è classificato a livello provinciale per andare alle regionali, che è Antonio Gentile di seconda C. Ecco, Antonio ha ricevuto già il suo premio, che è un attestato e una medaglia. Ecco, e uno lo consegniamo noi come Istituto Comprensivo Europa.
perché anche noi vogliamo esprimere il nostro riconoscimento. Bravo Antonio, grazie alla professoressa Bevilacqua e al maestro Gaetano Strazzante che hanno fatto. E ancora continuiamo tra gli altri progetti il corso di traforo, i cui manufatti sono stati esposti stamattina e che potete ammirare ancora nel corridoio della nostra scuola, con la realizzazione di lavori a cura degli stessi alunni, seguiti dal professore Gino Ianni, che magari fatti vedere così ti conosco, e purtroppo quest'anno ci lascia perché va in pensione. E i lavori che vedrete o che già avete visto sono in vendita e il ricavato andrà in beneficenza, li potete acquistare, potete visionarli appena finito, insomma avete tutto il tempo necessario. Grazie ai ragazzi, perché è un lavoro di grande precisione, di grande attenzione, e si sono impegnati tanto. Sono state fatte anche delle uscite naturalmente nell'ambito del PON a Gela, Cinisi a Terrasini, viaggio di istruzione in Toscana e Umbria, e poi le visite guidate di una giornata. E anche quest'anno è stato portato a termine il concorso letterario Francesco Ferreri, i cui vincitori sono stati premiati nel corso del concerto tenutosi in occasione del progetto Erasmus, e quindi a marzo. E ancora momenti di gloria che ci hanno veramente emozionato, la partecipazione alla festa della Repubblica del 2 giugno in piazza Regina Margherita, con la presenza del prefetto Giusi Scaduto, con diversi rappresentanti delle forze dell'ordine e delle altre realtà scolastiche e di volontariato, e con le più alte cariche dello Stato. E colgo l'occasione adesso per invitare il sindaco, ecco, a consegnare al dirigente fatelo qua davanti al palco, così tutti possono vedere. Quindi il sindaco consegna al dirigente scolastico professore Filippo Aleo l'attestato di volontario della Repubblica che il prefetto della provincia di Enna, Giusi Scaduto, ha conferito all'Istituto Comprensivo Europa appunto il 2 giugno 2019 in occasione della festa della Repubblica. È chiaro che è stato conferito all'istituzione scolastica, ma viene consegnato al dirigente che ne è il rappresentante ufficiale, legale. Il prefetto della provincia di Enna conferisce all'Istituto Comprensivo Europa di Barrafranca l'attestato di volontario della Repubblica, 2 giugno 2019. Grazie. E ancora chiamo la professoressa Culino a ritirare invece per la nostra scuola quello che ha in mano, lo consegna il sindaco. Sarebbe un'immagine disegnata, stilizzata della sede della nostra provincia, la provincia di Enna, con allo sfondo. Ieri mi faceva notare il collega Cumbo che ha la forma di una barca, di una vela, forse perché dobbiamo essere noi cittadini a condurla. È la provincia, il palazzo della provincia di Enna, con la bandiera e la frase che è il motto di questa festa della Repubblica: è lo Stato siamo noi, sono i paesi che fanno il paese, è il motto scelto dal prefetto per questa festa del 2 giugno. Ci tengo anche a dare saluti da parte di Sua Eccellenza il prefetto, che è rimasta veramente molto colpita dell'accoglienza e della partecipazione alla festa del 2 giugno proprio a Barrafranca. Ieri si è celebrato, come dicevate poco fa, la festa pure i 250 anni dell'Arma dei Carabinieri, dove a Roma è stato insignito, 205 scusate, e dove è stato insignito a Roma il nostro comandante di stazione, quale migliore comandante di stazione d'Italia.
e in quella giornata ad Enna tutti ricordavano, mi cercavano per congratularci, per congratularsi con noi, non soltanto con il sindaco, ma con tutta la comunità barrese e con le scuole in modo particolare, per la partecipazione a questo importante evento, non solo simbolico, ma che ci unisce tutti assieme, che è la nostra Repubblica. Grazie. Grazie sindaco e grazie alla professoressa Gurino. E dicevo prima che l'ultimo appuntamento è quello di domenica 23 giugno in via Umberto. La nostra scuola infatti ha risposto alla richiesta di collaborazione del gruppo Nuovamente Tradizionale, che in occasione della solennità del Corpus Domini realizzerà un'infiorata con la rappresentazione dei 7 sacramenti. Uno di questi sacramenti è stato affidato alla scuola secondaria di primo grado Verga e ha visto il coinvolgimento di tutti gli alunni della nostra scuola. A seguirli da vicino nella fase di realizzazione dei lavori sono, dico sono perché ancora ci stanno lavorando, la professoressa Graziana Giunta, e che ringraziamo ancora una volta per la sua preziosa collaborazione, e il professore Giuseppe Patti. Ecco, io penso che adesso i ragazzi si siano riposati abbastanza, no? Quindi siano già in grado di riprendere la seconda parte dell'esibizione musicale. E quindi continuiamo con il brano Bohemian Rhapsody, brano operistico che ha finito per dare il titolo anche al film biografico su Freddie Mercury e i Queen. Nessuno si aspettava il successo che ha avuto.
applausi, siete importanti voi stasera, che sono loro i protagonisti stasera. Tutto il resto è contorno, giusto? Però l'attenzione è su di voi. Continuiamo con il brano che tutti conosciamo, Il Padrino, scritta dal compositore italiano Nino Rota e la colonna sonora dell'omonimo film pubblicata nel 1972. Il Padrino, sì, il tempo di sistemarsi. Meno male che la serata ci sta aiutando, c'è caldo, c'è bel tempo, quindi si sta volentieri fuori. Anche la collaborazione del tempo. Il maestro Strazzanti. Con i ragazzi, sì. Professore Gaetano Strazzanti, noi li chiamiamo maestri perché sono maestri nel loro ambito, quindi dirigono, insegnano a questi ragazzi meravigliosi. E però il maestro Gaetano sono uno strumento tipicamente siciliano, il marranzano. Il tempo di accordare qualche strumento, nel frattempo, no, nel frattempo zitti. Thank you.
piacere di Martino. Ma che è ora alla scuola superiore ed è Giulio Aleo alla batteria. Professore Strazzanti vuole fare qualche dichiarazione? No, non è il momento, l'ha già fatta a suo tempo. Allora, siamo pronti per l'altro brano? Autumn Leaves, il brano conosciuto anche con il titolo di Foglie Morte, è stato composto da Joseph Cosma sui versi di Jacques Prévert per la colonna sonora del film Mentre Parigi dorme del 1946, divenendo in breve tempo uno dei principali standard della storia del jazz.
Lorenzo, maestro, direttore d'orchestra, non solo della nostra banda musicale, di una delle due bande musicali di Barafranca, ma anche dell'orchestra della nostra scuola Media Verga. Adesso passiamo a brani un po' più conosciuti dal pubblico. Sì, maestro, pausa. Un po' di pausa. Invito tutti i miei colleghi a salire sul palco. Alfonso, ad oggi parleremo. Professore Gaetano, professore Kevin. E invito pure il dirigente scolastico sopra il palco. Sono più belli fuori il programma. E vabbè, dai. Provaste prima. Mettiamo il dirigente qua. Lo vogliamo al centro. Al centro di tutti. No, tristezza non ce n'è, quale tristezza. Eh? Solo, certo. Niente, noi. Intanto ringrazio tutti voi che siete presenti a questo concerto, grazie veramente. Ringrazio tutti i ragazzi che si sono impegnati veramente in quest'anno scolastico a studiare tutti questi brani. Ma voglio ringraziare principalmente io e tutti i docenti di strumento musicale e il nostro dirigente scolastico, che è stato una guida, un padre, un fratello, un allenatore, è stato sempre presente a tutte le prove, non per controllarci, ma perché, per sostenere, perché gli piace la musica e conosce tutti questi brani, li ha visti nascere da zero a ora. Veramente grazie, e lo vogliamo ringraziare non solo per quest'anno ma per tutti gli anni che ci ha sostenuto veramente in tutte le iniziative, in tutte le nostre richieste, in tutto veramente. Non c'è una cosa che ci ha detto mai di no. E noi lo ringrazieremo, lo vogliamo ringraziare con un pensiero che lui porterà sempre nel suo cuore, consegnandogli una targa ricordo che... Sì. Vabbè. Che porterà sempre nel suo cuore, non è un addio, va in pensione, una meritata pensione, veramente una meritata pensione, però noi lo vorremo sempre presente ai nostri concerti, alle nostre iniziative e in tutto. È stato veramente, attenzione, un ottimo allenatore, lo chiamiamo noi a livello calcistico, giusto, preso, che ci piace. Ecco. Dunque, l'insegnante di strumento musicale, con profonda stima e sincera gratitudine al dirigente scolastico Filippo Aleo per la preziosa attività pedagogica profusa con l'orchestra della scuola media Verga, esempio di formazione artistica di nuovi talenti nella cultura musicale barrese. Barrafranca, 6 giugno 2019. Bravi. Grazie. Sì, grazie soprattutto a loro che hanno condotto e continuano a condurre un'attività di insegnamento importante che è quella dello strumento musicale. Io vorrei ringraziarli pubblicamente ancora una volta, il professor Gaetano Strazzanti, docente di clarinetto, molto seguito dai ragazzi anche perché più vicino come
anagrafica, con, essendo un docente giovanissimo. Il professore Kevin Marchi, anche lui giovanissimo, seguito dai ragazzi, docente di chitarra, docente di chitarra. Professore Catalano, docente di pianoforte. Ieri il professore Catalano ha eseguito un saggio con i suoi allievi al Ples Europa, ma erano alunni di scuola media ovviamente, ed è stato molto bello veramente. L'amore, la cura e l'attenzione con le quali seguono i loro allievi, questi docenti, veramente sono splendidi e meritano l'apprezzamento dei genitori, delle istituzioni, dei colleghi e soprattutto degli alunni. Il professore Rizzo, maestro e coordinatore di questo gruppo eccezionale di docenti, che è un patrimonio non solo della scuola media Verga ma dell'intera comunità barrese. Grazie ancora e buon lavoro. Voglio ringraziare, voi vi ho ringraziato già, il gruppo spettacolo Arcobaleno che ci ha gentilmente fornito le luci palco, la ditta Blasco che pomeriggio ha messo le luci esterne della scuola, il sindaco che ha permesso ciò. Ringrazio tutti voi e buon ascolto degli ultimi brani. I collaboratori scolastici, certo. Tutti i collaboratori scolastici. Ok. Buon ascolto. Questo era un intermezzo, quindi riprendiamo con il brano O Sole Mio. È una canzone in lingua napoletana pubblicata nel 1898 e conosciuta in tutto il mondo. Giovanni Capurro scrisse i versi della canzone affidandone la composizione musicale al maestro Edoardo Di Capua. A voi, O Sole Mio. Thank you.
conclude questa rassegna musicale, la possiamo chiamare così, maestro, concerto musicale Nel blu, dipinto di blu, noto anche come Volare. È un brano musicale del 1958 scritto da Domenico Modugno, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo del 1958, dove Domenico Modugno risultò vincitore, ottenne un successo planetario, fino a diventare una delle canzoni italiane più famose nel mondo e con il maggiore riscontro commerciale, Nel blu dipinto di blu. Thank you.
hanno fatto volare davvero. Sì, ragazzi, ero presso le anni. Allora, noi vogliamo esprimere, noi come scuola, il dirigente scolastico e professori di strumento, vogliamo esprimere il nostro applauso a questi ragazzi con un attestato non di partecipazione questa volta, ma di merito, quali componenti di questa orchestra della scuola secondaria di primo grado Verga. Quindi prego qualcuno di... Professore Strazzanti, sì, di prendere gli attestati, se preferite li diamo uno a uno oppure poi li consegnate dopo, solo per motivi di tempo. Mentre, siccome voi avete pensato al dirigente, il dirigente ha pensato pure a voi e per voi, vero Presidente? E quindi invito il Presidente intanto a consegnare il primo premio che l'orchestra ha vinto al concorso musicale nazionale di Centuripe con la votazione di 98 su 100. Prego, prego. Questo è l'attestato per l'essersi piazzati, la vittoria, quindi al primo posto il concorso musicale di Centuripe con 98 su 100. Questo rende visibile la nostra scuola, i nostri alunni e tutto il lavoro che fanno i docenti e anche i ragazzi. Presidente è andato via? No, non può. Ci sono adesso dei così attestati per i docenti di strumento, stavolta personali, nominativi, così avrete modo di appenderli a casa vostra se vi farà piacere. E quindi ne consegna il preside uno al professore Salvatore Rizzo, quale docente e direttore dell'orchestra Verga. Bravo. Al professore Alfonso Catalano, attestato di merito, quale docente dell'orchestra Verga. Docente di pianoforte, ricordiamo. E ancora al professore Gaetano Strazzanti, attestato di merito, quale docente dell'orchestra Verga. Avremmo dovuto farne per il professore Strazzando uno per ogni strumento che suona, ma vabbè, si accontenta di quello. E infine al professore Kevin Marchi, quale docente dell'orchestra Verga, attestato di merito. Che i ragazzi lo sentono molto vicino, anagraficamente, anche, come dire, a livello generazionale proprio. Bravo Marchi! Kevin suona con i ragazzi stasera, io li seguo anche durante le prove, ma dovete vedere con quanta passione, attenzione, per fare un brano loro si esercitano giorni, tantissimo veramente, quindi questo attestato è veramente meritato, grazie a voi. Adesso i colleghi si possono allontanare, il dirigente no. Perché c'è ancora qualcosa per lei. Vabbè, praticamente il concerto è finito, quindi. E poi non penso che sia stato noioso. È stato noioso, no? Ah, no, lei no, assolutamente no. Allora invito la professoressa Gulino a salire sul palco, perché così noi docenti della scuola media Verga abbiamo così pensato di scrivere due parole per lei, di incorniciarle e conservarsene. E quindi più che un attestato è un ringraziamento da parte di tutti noi. Ci farebbe piacere se lei lo reggesse, se vuole.
se vuole, o lo leggo io, come vuole lei. Allora. A nome di tutte e tre le componenti della scuola secondaria di primo grado Verga, ossia genitori, alunni e docenti, vogliamo esprimere la nostra stima al nostro dirigente scolastico, professore Filippo Aleo, e dirgli il nostro grazie per averci diretto per ben 6 anni come istituto comprensivo, per aver portato avanti l'attività dirigenziale con passione, buonsenso e scrupolosità, senza mai scoraggiarsi nelle difficili situazioni che si sono presentate in questi anni, per essere stato esempio e punto di riferimento per i nostri alunni e per noi docenti, sempre disponibile all'ascolto e al confronto. Per la sua presenza, sempre vigile e costante, ma mai imposta. Per aver sempre valorizzato l'impegno e il ruolo di tutti e di ciascuno. Per la calma e la professionalità con cui ha saputo dare le giuste indicazioni nell'affrontare le varie situazioni. Per il clima sereno e positivo che ha saputo instaurare, consentendo a docenti ed alunni di poter dare il meglio. Nell'esprimere la nostra gratitudine ed il nostro compiacimento, auguriamo al nostro dirigente scolastico, professor Filippo Aleo, una serena e felice vita da pensionato i docenti. Ho detto grazie prima e quindi lo ripeterò anche domani. Io ho cercato di fare il meglio possibile in rapporto alle mie possibilità. Tutto questo in oltre 42 anni di servizio a favore dell'infanzia, perché ho lavorato sempre nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, negli ultimi anni anche in favore dell'adolescenza, perché dal 2013, come ricordava la professoressa Barbagallo, ci siamo allargati come famiglia acquisendo anche la scuola media, e oltre 28 da dirigente scolastico, ma sempre in un'ottica di servizio pedagogico verso gli utilizzatori del servizio, che sono innanzitutto gli alunni. Quindi l'ho fatto con impegno, professionalità e al massimo delle mie possibilità, e questo mi fa andare via tranquillo. Grazie a tutti voi, grazie per il riconoscimento. Allora io penso che possiamo passare ai ringraziamenti. Ringraziamo tutti gli alunni dell'orchestra, giovani talenti a cui auguriamo un futuro anche musicale pieno di successi e soddisfazioni, i genitori sempre presenti e pronti a gioire con i loro figli per i risultati conseguiti, i docenti di strumento musicale, ricordiamoli, professore Salvatore Rizzo, Gaetano Strazzanti, Alfonso Catalano, Kevin Marchi, per il loro impegno e la loro professionalità. Il dirigente scolastico, professore Filippo Aleo, sempre vicino a questi alunni che tanto lustra e tanta visibilità danno alla nostra scuola. E i presenti, il sindaco, professore Fabio Accardi, il preside, professore Giovanni Nicolosi, comandante della Polizia Municipale di Barrafranca, dottoressa Maria Costa, la preside dell'Isis Falcone di Barrafranca, professoressa Maria Stella Gueli, maresciallo Enzo Pace, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, segretario di SGA Cateno d'Amico, tutti i colleghi presenti e tutti gli alunni e tutti i genitori, ma gli alunni in particolare che si sono impegnati nel portare a termine diversi progetti che costituiscono un valore aggiunto alla formazione e al raggiungimento di adeguati livelli nel processo di maturazione. E un grazie infinite va a Radio Luce nella persona di Gino Trapanzano, che vogliamo davvero ringraziare fortemente perché è cresciuto con noi, anzi noi siamo cresciuti con lui, ci ha seguito nei diversi anni, nei diversi concerti, siamo nella memoria storica di Radio Luce e noi lo ringraziamo per il servizio che fa, per la diffusione
di queste cose belle, perché su Radio Luce, sui giornali, su YouTube non ci devono essere solo notizie negative, ma vediamo anche le cose belle della nostra società. Io ringrazio tutti e non so se volete chiedere un bis, se l'orchestra è disposto a farlo. Cosa volete? Cosa chiedete? A sorpresa, ok. Non andate via, perché poi ci sarà un piccolo buffet, rinfresco. Vedete, dove sono seduti i ragazzi ci sarà qualcosa da mangiare. Un applauso alla nostra presentatrice. Ci vuole veramente, che anche Stella Barbagallo ci segue sempre in tutte le uscite e in tutti i concerti. Grazie veramente Stella, grazie. Un grande applauso a Stella, dai. Ragazzi, anche voi. Grazie. Questi professori e questi alunni mi fanno sentire importante veramente, perché il fatto di presentarli per me è motivo di orgoglio, è un onore. E voglio ringraziare anche il preside per queste cose, perché ogni volta che mi chiede di fare qualcosa, di presentare, di organizzare, io cerco di impegnarmi al massimo e al meglio. Bravo. E quindi cresco professionalmente. Grazie. Sentito grazie a tutti i colleghi, a dirigente e a voi. Grazie. Vi sento importante. Alla prossima. Buona serata a tutti.